Starfleet to scout ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. Andiamo, stai registrando? Perfetto, partiamo. Okay. Allora, Melanie Francesca, intanto a me fa strano chiamarti Melanie Francesca, perché io t'ho conosciuta che eri Melanie Moore, sei venuta da me nel mio programma Help a parlare dei tuoi libri, poi sei andata da Chiambretti, sei andata in programmi televisivi come Melanie Moore. Perché oggi sei Melanie Francesca e fai un libro che si chiama Il Maestro? Perché sei Melanie Francesca? Allora, sono Melanie Francesca perché Melanie Moore l'abbiamo lasciata nel deserto, l'abbiamo seppellita. Io nel 2005 mi sono sposata, ho seguito mio marito negli Emirati Arabi e Melanie Moore era un po' scomoda perché Melanie Moore era questo personaggio molto provocante, molto sexy anche. E poi dalle sabbie del deserto è nata questa Melanie Francesca che è una mamma. E ha cresciuto due bambini e infatti nell'ultima trilogia edita da Cairo Rizzoli si parla di una ragazza che vive a Dubai in questa realtà che è una giostra lasvegasiana, una realtà che noi conosciamo da Instagram, tutte le ragazze che ci vanno giù, tutti gli scandali che avvengono, però che è anche un posto molto conservativo, simile al Qatar, simile all'Arabia Saudita, a tutti i paesi del Middle East e quindi insomma sono romanzi che in questa realtà che rispecchiano un attimo questa realtà così diversa dall'Occidente in fondo, no? Da parte di una ragazza che è occidentale, quindi una bionda, ribelle e bionda di spirito, quindi questa libertà un po' impazzita occidentale in un mondo conservativo come quello del Middle East. Ecco, ma perché dici una bionda ribelle? Perché essere biondi è essere ribelli? Per me laggiù sì. Un po' perché, bella domanda questa qua in effetti, non è, io parlo sempre di biondume dell'anima perché poi Anna la protagonista si prende sempre in giro e quindi lei è sempre questa bionda tra virgolette perché diventa un atteggiamento di spirito, di leggerezza, ma anche di spontaneità, lei è comunque l'occidentale in un mondo che occidentale non è, ecco in questo senso bionda, no? Poi lì una che è così può essere anche una mora, ma parla sempre perché si prende in giro, dice che alle bionde è permesso tutto perché sono bionde, quindi potrebbero dire anche un sacco di cose assurde ed è permesso a loro, quindi insomma ci gioca molto su questo fatto di essere bionda. Allora, prima di venire alla Melanie Francesca, fra l'altro da Melanie Moore, dove c'era anche molto sesso, eccetera, sensualità, molta sensualità, a Melanie Francesca, che probabilmente è il tuo vero nome, però Francesca è un nome quasi cattolico, cristiano. Certo, perché mia mamma comunque, una l'ha chiamata Chiara, l'altra Francesca, perché dopo Assisi ha avuto l'illuminazione, quindi insomma noi siamo cresciuti con dei principi molto molto cristiani, mio padre mi leggeva la Bibbia ogni sera e quindi io ho questa storia molto, molto cristiana alle spalle, che diventa ancora più paradossale, no? Andare con questa storia in un mondo musulmano, sposarsi a un marito musulmano, incontrare una religione così diversa, cioè un mondo, anche un matrimonio interreligioso, interculturale, con tutte le problematiche che vengono fuori. Insomma, è stato un passo importante nella mia vita. Ok, ci arriviamo, Ci arriviamo, Melanie. Allora, prima di tutto, tu mi hai detto che vivevi on the road, a 18 anni hai cominciato ad andare on the road. Un attimo, si sente quello che diciamo? Dobbiamo gridare ancora di più? Si sente. No, perché io grido.
On the road perché a 18 anni io sono uscita di casa, mi sono sposata al Santo Sepolcro. E cos'è il Santo Sepolcro? A Gerusalemme. Ho fatto una vita veramente incredibile. Ma con chi ti sei sposata? Uno scultore, un ragazzo con i capelli lunghi che ho incontrato all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Dopo 3 mesi eravamo già sposati, siamo andati a fare autostop dappertutto. Ci siamo sposati in Israele, nel Santo Sepolcro, e mangiando sandwich sugli scalini, insomma, avevamo come testimoni due arabi di un campo profughi, perché noi stavamo a Betlemme, proprio il limitare di un campo profughi. Io ho scritto un libro a quel tempo chiamato Giorni di sabbia, che è questa esperienza nei territori, vicino ai territori occupati, con questa percezione della realtà sempre poetica, perché alla fine io è come se vivessi in due spazi, in due mondi, senza mai vedere veramente la realtà e vedendo sempre tutta tanto poesia dappertutto. E quindi alla fine vivevo in questo mondo, ma vivevo anche molto astrattamente, no? Quindi eravamo in pieno della guerra di Intifada, giravano tutti questi sassi dappertutto, ci tiravano le pietre, ma noi stavamo, cioè io stavo almeno così, come dice nel Paese delle Meraviglie, cosa che mi hanno sempre detto che io sono, insomma. Ecco, e poi cosa è successo? Questo marito, questo scultore, fra l'altro tu hai fatto anche dei libri dove disegni, perché tu disegni molto bene. Sì, sono un artista e ho sempre dipinto, ho sempre scritto, sempre dipinto. E poi mi sono stoppata, diciamo, un po' di anni per crescere i miei figli, perché ho visto i miei figli come un'opera d'arte. E quando sono usciti ho visto questo prodotto meraviglioso che sembrava un quadro. E l'ho cresciuto anche fuori di me, no? E quindi sembrava di produrre veramente qualcosa di così meraviglioso, vederselo crescere. Sembrava pura poesia, come scrivere, come dipingere. Fare un figlio è una cosa che forse rende tutte le mamme delle artiste, ed è una cosa meravigliosa. E quindi poi dopo questa pausa ho ricominciato anche ad esporre, e quindi 4 anni fa ho ripreso ad esporre, no, era del 2015, a Dubai. Ho fatto Art Dubai sotto il ministro della cultura, che ha patrocinato questo The Box. È una specie di piccola Cappella Sistina, uno entra e c'è una specie di giudizio universale con tutta questa cosmogonia in cui viene portato. Diciamo che io avevo una tale nostalgia della nostra arte occidentale che ho fatto una specie di omaggio al Rinascimento, alla nostra storia, a Gustave Doré, a tutti, a Michelangelo, a tutti i nostri grandi artisti, il Tiepolo. Li ho messi tutti dentro in questa specie di stanzetta di 3 metri per 3, tutta disegnata, ed è venuto fuori il mio primo The Box. E presto esporrò anche il secondo The Box, che sono una specie di romanzo. Io scrivo, disegno come se scrivessi, raccontando mondi, e sono mondi figurativi che poi all'interno di questa struttura, questa stanza, diventa quasi un'arte concettuale. E quindi il mistero sembra un po' il vaso di Pandora, no? Che dopo ti svela demoni, angeli, tutto il possibile della creazione. No, è bello perché tenerti dietro è abbastanza improbabile. Io ti avevo chiesto, dopo il matrimonio con lo scultore, cosa è successo? Ah sì, come siamo arrivati a parlare dell'arte? Lo devi chiedere te stessa, perché ti ho detto che sei anche un artista, ma andiamo avanti. No, ma io sono un artista non perché ho incontrato lo scultore, sono un artista perché da quando avevo 4 anni disegno ogni giorno e scrivo, perché scrivere e disegnare è l'unica maniera per sentirmi me stessa. E dove veramente sono io. Poi tutto il resto mi sembrava sempre così tanto incomprensibile, che veramente era quello l'unica dimensione in cui dicevo: ah, veramente sono io. E quindi allora con lui ho vissuto d'arte, cioè dipingendo e scrivendo. E poi ho incontrato il mio secondo marito, che è un emiratino, vuol dire degli Emirati Arabi, e ho seguito lui perché era questa figura paterna, lo è ancora, e così adesso ho fatto 2 bellissimi bambini. E questo essenzialmente. Poi sono ritornata viva alla televisione, di nuovo con Chiambretti, Matrix, La Repubblica delle Donne, eccetera, eccetera, tornando a pubblicare questi libri. Questo è il quarto in 5 anni, e questo è successo in breve, la mia vita. Allora, la cosa,
tu vai a Dubai e ti praticamente congeli la tua arte, la tua creatività per diventare mamma, ok? Dubai, Emirati Arabi, eccetera, no? Per una come te, che ha una spiritualità che è difficile da ingabbiare, come hai fatto a vivere così tanto tempo in un paese dove, ad esempio, la donna non è che sia molto considerata? Sì, non è considerata molto, ma come ho fatto? Non lo so, sono stata giù parecchio, ho cresciuto i miei bambini, forse per amore dei figli si fa questo, in realtà un senso di estraneità quando vai a scuola, vedi tante mamme che per esempio sono così diverse da te, ma questo senso di estraneità per persone come me, così artistiche, così evanescenti, forse ce l'abbiamo un po' dappertutto. Ho incominciato a essere una cittadina del mondo, ma soprattutto sentirmi semplicemente un'anima in un corpo, e quando ti senti in questa maniera tu senti di essere un argonauta. Cambiano gli sfondi, cambia tutto quello che vivi, ma tu sei alla fine quest'anima che comunque fa un'esperienza che alla fine quindi non importa più dove sei. Poi evidentemente ho dovuto tornare perché implodevo. È chiaro che non puoi resistere, devi a un certo momento ritornare ad esprimere quello che hai dentro, e lo fai se trovi un certo tipo di società che ti è simile, come quella occidentale, perché laggiù la comunicazione, sai... Anna in questo libro, per esempio, nel Maestro, prende in giro anche il mondo che ha vissuto, perché per esempio lei si vede nel 2017, perché possiamo cominciare a parlare del libro? Ci arriviamo, esatto. Vai avanti. Ma per esempio nel 2017 si vede... Tanto tu vai dove ti pare, quindi io sto cercando di seguire un flusso, però vai. Sì, nel 2000, allora, il libro è fatto su tre piani, comincia nel 2020 quando c'è il Covid, e il Covid si pone quasi come spartiacque tra l'epoca pre-Covid e l'epoca post-Covid. Tanto è vero che diventa proprio un momento clou di due ere. Lei si proietta addirittura nel 2080, molto, quando ormai è vecchissima, in un mondo completamente digitalizzato, al limite della distopia, in cui gli esseri umani vivono nel completo transumanesimo, mescolati alla macchina, e vede il 2020 come l'inizio di questa trasformazione. Quindi noi probabilmente nel futuro sapremo che questo Covid ha segnato, il 2020 ha segnato proprio l'inizio di una nuova era verso il transumanesimo. Ma difatti l'opinione è che, al di là di quella che hanno, non voglio entrare nel merito di quello che hanno detto, una malattia grave, tutte queste cose, è chiaro che è stata usata per un cambiamento globale. Cioè un cambiamento, un grande reset, ecco, tu parli, prima mentre parlavi, parlavi di Klaus Schwab, di queste cose. Sì, perché nel libro, per esempio, lei è sposata anche un marito, ed è un marito di quelli che vanno a Davos, è un marito che crede nelle doti miracolose di Fauci e dell'ultimo vaccino. Lei invece è una ribelle e può permettersi di essere ribelle perché è bionda. E ancora andiamo all'autoironia. Lei può dire tutto, litiga con questo marito così conservativo e afferma le sue idee rivoluzionarie e cosiddette quasi cospirazioniste per qualche persona, no? Che potrebbe essere esterna a un certo tipo di logica. Però lei va avanti. E quindi vede un attimo quello che potrebbe produrre questo nostro mondo e si immagina proprio nel 2080, quando gli esseri umani dormiranno nelle loro culle digitali, e in una specie di videogame perenne. È una soluzione alla povertà, è una soluzione alla sovrappopolazione, addormentarci come se fossimo in Matrix, e quindi lei ci vede proprio in questa situazione. Ed è un mondo distopico, insomma, in cui il transumanesimo, che potrebbe avere delle cose positive, per esempio quando ti innestano un microchip nella schiena e tu puoi camminare recuperando certi circuiti, potrebbe essere positivo, oppure ti mettono un microchip nell'occhio e tu puoi vedere, sono cose che avvengono già adesso queste, no? Abbiamo queste guarigioni dovute alla tecnologia. Però è un altro conto quando Klaus Schwab dice che tra 20 anni gireremo sempre perennemente collegati alla nuvola e al web. E questo fa paura, perché
allora noi non potremmo più sapere dove sono i confini. Inoltre è molto eccitante, nel senso che quando Anna vede suo figlio giocare nel videogame, entrare nella skin di un poliziotto per esempio, il gioco è talmente, ti prende così tanto che tu dimentichi quasi la realtà, perché la realtà è noiosa rispetto all'eccitazione che ti può dare un videogame. Ed è per questo che lei immagina che un giorno saremo tutti addormentati in questi paradisi artificiali così seduttivi. E poi invece l'altro piano del libro è il passato, il 2017, in questa Dubai che è una giostra lasvegasiana, molto simile a quella che noi siamo abituati a vedere in internet, fatto di shopping mall che sono le nuove cattedrali del soldo, ma non sono come questo shopping mall che è molto piccolino. Nelle prospettive di Dubai abbiamo delle vere e proprie cattedrali fatte di marmi, di splendore, di vetrine luccicose, luccicanti, alberi di Natale che sono alti 20 metri, ma no, sono delle dimensioni, io non ho mai visto tanti alberi di Natale come in questo paese musulmano, perché alla fine l'unica democrazia è quella del soldo, ed è la democrazia che cancella ogni confine religioso, ogni confine geografico, ed è la nuova l'unica democrazia che sopravviverà nel futuro e che ne renderà tutti uguali se hanno soldi e tutti diversi se non ne hanno. Insomma, è un disastro, diciamolo, e lei denuncia tutto questo comunque nel libro. Cioè, il libro è questo, è denso di temi. Però c'è un risveglio. Ci sono persone che stanno andando da un'altra parte. Sì, infatti si parla del maestro. Il maestro è questa figura che è molto... Ma sedetevi ragazzi, sedetevi qua. Vai avanti. Fregatene, venite, sedetevi. Vai avanti. Stiamo registrando per la televisione. Sì, vai. Ma tanto dopo tagli qua. No, non taglio. Ma ti sente bene? Come sì, non ma tagli? Non ti preoccupare, vai avanti. Cazzo, è difficilissimo tenerci dietro a questa qui, perché questa fra l'altro è particolare, no? Poi torniamo al discorso che facevamo, lo vuoi dire che così? No! Ah, no, allora, lei è impossibile da gestire, va, vola, ok, allora torniamo. I circuiti cerebrali sono molto rapidi, sì è vero, i circuiti, è un po' come James Joyce, sì sì. Comunque, ascolta, allora c'è questo maestro, questa figura molto enigmatica e molto affascinante che incontra un'altra protagonista del libro che si chiama Eleanna alla stazione di un treno, le dà un biglietto e sul biglietto c'è scritto io sono la porta, quando sei pronto seguimi, e lei lo segue e va in una specie di comunità di ragazzi simili a lei, che sono 12 come gli apostoli, c'è qualcosa di misterioso, religioso sotto sotto, e lui si propone come un guru, che potrebbe essere questo guru anche un farabutto, quanti guru farabutti noi incontriamo, invece è un vero maestro, che insegna loro attraverso l'auto-osservazione a arrivare alla coscienza di quello che sei, cioè lui insegna che noi non siamo i nostri pensieri, non siamo nemmeno le nostre emozioni, e tutto questo avviene attraverso un'osservazione di quello che ti capita, fino a che arrivi ad identificare veramente i pensieri come se fossero delle cose fisiche e a disidentificarti dalle tue emozioni, per esempio quando dici io non sono la mia rabbia, io non sono la mia ansia, io non sono nemmeno la mia felicità, allora cosa sono? Tu sei la presenza, cioè quello che resta al di là di ogni altra cosa. E quando arrivi nella presenza, in quel famoso io sono di cui parlava anche Gesù Cristo in fondo, no? Io sono colui che è, che cosa vuol dire? Io non sono il mio corpo, io non sono i miei pensieri che sono un prodotto nel mio corpo, le mie emozioni che sono un prodotto del mio cervello e della reazione del mio corpo, io sono colui che è, e quindi è questa cosa qua che è l'osservatore. E quando sei l'osservatore cominci a divertirti, perché ogni cosa che ti capita nella vita, tu sai che capita al tuo corpo, che sei lì come un astronauta, come un'anima in un corpo che è come quello di una tuta spaziale. Il tuo corpo è una tuta spaziale e tu sei qua per fare un'esperienza che ti porti poi
Sai, quando arrivi alla presenza sei libero essenzialmente. Che cos'è la presenza? La presenza è lo spazio dell'osservatore, è questo famoso io sono in cui il tempo si ferma. Infatti il maestro parla spesso di fermare il tempo, e fermare il tempo vuol dire proprio arrivare in quel momento in cui non esiste più nel passato o nel futuro, esiste il presente. Puoi leggere? Perché hai un capitolo, fermare il tempo. Sì. Allora, per vedere che cosa è reale bisogna sprofondare nel momento e fermare il tempo. Si guardò nuovamente attorno e sospirò. Pensate a quando la testa vi gira perché fate mille cose, correte qua e là e vi ritrovate con gente che non vi interessa e invece di astrarvi come vorreste fate fuggire via da tutte quelle chiacchiere inutili, vi fermate, fate un bel respiro e cominciate a guardare cosa vi sta succedendo davvero nel cuore e vi assicuro che in questo modo fate delle belle scoperte perché la vostra attenzione non è più rivolta fuori alla giostra degli eventi che vi circondano, siano essi vicini o lontani. No, attraverso quelle lacrime e quelle chiacchiere voi guardate il vostro cuore, cosa vi sta succedendo, la vostra voglia di piangere, sbadigliare, la vostra rabbia e solo allora capite che non c'è differenza, è tutto la stessa cosa. Il mondo non è là fuori, ma dentro di voi e qualsiasi evento, da quando voi vi alzate al mattino a quando andate a dormire la sera, non succede fuori ma dentro, perché è lì che voi vivete le cose. Voi siete venuti al mondo per sperimentare la materia. Sì, essenzialmente lui sta dicendo che quando noi, per esempio, è tutta un'interpretazione, quando noi incontriamo anche una persona che ci fa saltare i nervi, osservandoci, guardando la nostra reazione interiore, la nostra rabbia verso quella persona, smettiamo di puntare il dito sull'altra persona dicendo è colpa sua, ma cominciamo a dire perché io reagisco in questa maniera? E quando incominciamo a darci la responsabilità delle nostre reazioni alle cose, incominciamo veramente a crescere, perché vediamo che il nostro nemico non è altro che la parte che noi detestiamo anche noi stessi. E amando il nostro nemico non facciamo altro che prendere una scorciatoia, come diceva Gesù Cristo, amate il vostro nemico, per andare a vedere dove è la nostra ferita, che fa sì che quella persona riesca ad offenderci. Cosa fa sì che noi diventiamo schiavi degli altri quando ci insultano? Perché noi dobbiamo essere schiavi di un'altra persona che ci bullizza? Non sarebbe molto più semplice far sì che qualsiasi cosa ci dicano non ci tocchi perché noi siamo completi? E arrivare a quella specie di compassione, alla vera compassione e al vero senso del perdono. Se l'altro ti offende, ti bullizza, e l'ho insegnato anche ai miei bambini, non è perché, cioè in realtà è un problema suo, tu cominci a vedere l'altro dicendo che fortuna che ho a non essere come lui, non gli permetti di essere suo schiavo e far sì che la rabbia verso di lui ti schiavizzi. E se tu non avessi quella rabbia verso quella persona, se non ci fosse nessuno a bullizzarti, tu ti ammaleresti. Perché la rabbia comunque sarebbe dentro di te. Risolvendo quindi la nostra ferita per cui siamo venuti al mondo, sia quella dell'abbandono, per cui noi ci sentiamo abbandonati. E se non ci creiamo una situazione di abbandono attraverso il fidanzato che ci abbandona, la moglie che ci tradisce, il figlio che ci urla addosso e noi ci sentiamo abbandonati, ci sentiremo comunque abbandonati dal sole che brilla nel cielo ed è troppo grande per raggiungerci. Anche in mezzo al deserto da soli ci sentiremo abbandonati o ci inventeremo l'abbandono. Quindi quello con cui noi dobbiamo ringraziare il nostro nemico. Quando un fidanzato vi tradisce, voi dovete dire grazie perché mi hai aperto gli occhi, perché ho visto dove la mia ferita e il mio senso di limitatezza umana e finalmente posso essere libero, posso vedere che è colpa mia se io ti ho seguito, colpa mia se io ho creduto in te, colpa mia perché non ho avuto le armi per aprire gli occhi. Oggi è la giornata amica dell'abuso della donna e questo ci dà proprio la dimensione giusta. L'unica maniera per far sì che la donna si liberi dal suo abuso è trovare la propria ferita di abbandono, di umiliazione, di tradimento che è dentro di sé e quando l'hai scovata, tu donna diventi completa e non ti sceglierai più un partner
che ti schiavizza perché smetterai di essere masochista. La vera liberazione parte da dentro, non parte dall'altro. Ed è quello che dovremmo insegnare anche alle donne. Ed è quello che dice il maestro. Siate liberi e basta, risolvendo le vostre ferite interiori. Il vero senso del perdono è proprio questo. Non è un senso di superiorità. Ti perdono perché sono buono. Ma queste sono sciocchezze. È dire grazie perché mi hai aperto gli occhi. Ora io so perché sono così debole. Quindi mai lasciare un marito che ti tradisce perché ne troverai uno peggiore. Mai lasciare una moglie orribile con te, ne troverai uno peggiore. Lasciati sempre con un sorriso dopo aver risolto la tua ferita dentro. Almeno non ne troverai uno peggiore. Il senso è questo. Ma come hai fatto a vivere a Dubai, una come te? Appunto, ma guarda che mi ha portato tanto, perché soffrendo tanto e dando sempre la colpa all'altro io non uscivo dal circuito. E poi invece ho capito che in realtà quello che consideravo il mio nemico in certi momenti era il mio prezioso alleato, perché mi ha fatto capire tantissimo proprio su di me, mi ha fatto crescere. E poi a un certo momento arrivi a quel momento in cui il tuo nemico diventa il tuo amico. È una cosa molto bella, il mondo è talmente magico, è talmente meraviglioso che quando risolvi la tua ferita tutto si trasforma, perché è come un film di Harry Potter. Tu proprio incominci ad avere le chiavi per risolvere i tuoi problemi, ma anche dai problemi economici, per esempio. Uno è povero, per esempio, no? E a un certo momento si libera della propria paura e incomincia ad avere un'intuizione, bam, così. Incomincia ad avere un'intuizione di quello che vuole fare e all'improvviso gli si apre tutto e ha la bacchetta magica per trasformare la realtà. E quindi il maestro insegna proprio quello: se smetti di essere lì prigioniero delle tue angosce, di tutto quanto, ti si apre veramente il mondo della libertà, il mondo anche del successo, che è prima il successo dentro, no? Poi anche il successo fuori, insomma. Quindi tutto parte da una accettazione di tutto quanto ti è accaduto, quindi da non rivendicare, lamentarti, eccetera. Cioè tutto ciò che ti accade ti doveva accadere. Ma questo sicuro, perché se non ti accadeva te lo saresti inventato. Ci sono, come si può dire, la solita cosa che noi chiamiamo le nostre cose, le cose che ci arrivano, ma per esempio la stessa cosa la vivi tu e la vivo io, no? Però magari uno ha la ferita dell'abbandono, l'altro ha un altro tipo di ferita, ed è come avere degli occhiali, l'interpretazione è diversa. E se non avessimo quelle situazioni, è come se noi, dice il maestro, noi vivessimo in un chroma key, e quello che noi abbiamo dentro proietta sul chroma key delle realtà, ed è questa la nostra realtà. In realtà cambiano gli sfondi, ma sono sempre la proiezione di quello che hai dentro. Ma addirittura si arriva alla malattia, no? La malattia che ti perseguita, per esempio, perché combattere un cancro? È un tuo amico. Cioè, questa visione del nemico non è quella che dice il maestro. Tu trovi un marito che ti tradisce, è un tuo amico. Perché? Perché ti fa vedere la tua ferita. Fino a che tu non lo superi, non arrivi a vedere che lui fa così perché soffre enormemente, è prigioniero di tutte le sue angosce, vuole usare te stesso, è un cannibale essenzialmente. Allora bisogna che stia a te di guardarlo quasi come una madre, di superare questo momento e, superandolo, avere quella compassione per cui alla fine lui diventa come un tuo schiavo, ma poi alla fine non hai più quasi bisogno di lui. Però stai là come una madre. Cioè, se noi abbiamo questa trasformazione, anche la malattia diventa nostra amica. La malattia, un cancro, arriva e ti tradisce. La malattia arriva proprio come un nemico. E uno di solito comincia a combatterlo, invece di dire: vediamo cosa hai da dirmi, sediamoci insieme, malattia, beviamo qualcosa insieme e vediamo cosa mi racconti, fino a che ti fa vedere perché sei lì, dove sono il tuo stress, la vita è meravigliosa, ti apri gli occhi, non hai mai guardato un tramonto prima e adesso cominci a guardarlo, cominci a vedere quanto la vita è meravigliosa e poetica e prima non te ne rendevi conto. Allora alla fine la ringrazi sta malattia. E invece oggi si dice: devi combatterla,
ma non è un nemico. Nulla, tutte le cose negative che ci capitano sono lì per aprirci il cuore. E ogni dolore non è che una mancanza d'amore, essenzialmente. Se noi arriviamo a questo, bam! Ci si apre la bellezza della vita in tutta la sua potenza. Incominci a avere quella creatività, quella intuizione, incominci a vivere in un'altra dimensione che ti fa veramente venire 100.000 idee al minuto. Deduco che tu non dai molta importanza a quando la vita termina. No, ma non do neanche importanza. Allora, se uno vede il mio Instagram, mi vede su uno yacht privato, su un aereo privato, come se io vivessi dando valore a queste cose. Effettivamente, io non so, prendo più aerei privati di tutte le Instagram che fanno clan can dentro in Instagram e tutte queste qua. Ma non... è come prendere un taxi, è come prendere... Cioè, alla fine, per me, non esistono neanche le cose. Io sono un argonauta, mi muovo tra una cosa... Cos'è l'argonauta? Siamo noi, siamo dentro questi corpi, ci muoviamo nella realtà e tutto quello che... Ma sai che veramente io vivo continuamente nella presenza, anche adesso. Cioè, io guardo noi... Ma è come se guardassi un film, lo diceva molto bene Andy Warhol, che era simile a me, e si guardava sempre vivere. È una cosa strana, ma è una cosa bella, perché apprezzi molto di più, non ti senti mai veramente come se la realtà fosse... Cioè, sai, ti senti... Bisogna provare a leggere il maestro e vedere come si fa, ecco. Come si fa? Un po' di esteriorità. Questa è sintetica. Ma sì. Lo dico perché magari dice una pelliccia vera. No, ma si vede, no? Sembra un cagnolino di pezza. Sì. L'altra cosa strana è questa, che io ho conosciuto Melanie, credo 25 anni fa. Ma non lo so, che anni erano? Erano gli anni 90, fine anni 90. Sì, io facevo un sacco di copertine, Maxine, Max, ero una veramente una... Poi andavo da Costanzo, Marzullo, facevo tante cose. Poi nel 2005 sono già scomparsa nel deserto. Sì, io. Però la cosa strana è che l'ho rivista oggi dopo tantissimi anni. Sì, infatti, non... cioè era bellissimo, abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Aspetta, fermati. Allora io l'ho vista esattamente identica a 25 anni fa. Al che gli ho detto, ma avrai fatto del botox, l'ho toccata? No, niente. No, io non posso fare niente. È una cosa proprio, non lo so, genetica. Non invecchio, devo essere un vampiro. Infatti mi metto spesso gli occhiali perché non ci vedo veramente con il sole. Devo essere un vampiro. No, non sei un vampiro, sei una cosa. Altra cosa che mi colpisce è che tu non hai smalto. Non ho neanche il profumo, sono allergica. No, cioè, ma tu hai un piccolo trucco, un po' di... No, sì, un po' di trucco, certamente. No, ma sai, io credo che se cominci a curare dentro la tua anima, cioè a curare l'anima, a vivere in questa dimensione non invecchi più, cioè non ti servono tutte le cose. Ma è chiaro, che consigli possiamo dare a tutti quanti, ragazzi? Bisogna esercitarsi nell'arte della presenza e vedere quando ti viene la malinconia, la rabbia, queste cose, e sapere che non sei tu, osservarti. Oltretutto, quando provi questo distacco, per esempio uno ha un grande lutto e non so, gli manca una persona cara, se tu dici non sono questo lutto, non sono neanche la persona, non so, uno si chiama Paola, Paola soffre tremendamente, ma io non sono Paola, io momentaneamente forse sono in questa vita, però in realtà io sono un'anima, già lo vedi diversamente, affronti tutto veramente molto meglio. Tu hai scritto nel libro che sei una Robespierre. Sì, perché lei quando è a Dubai e vive questa realtà e ha sempre questo atteggiamento non arrabbiato, ribelle, e si trova per esempio fuori dalla scuola e c'è il figlio del re di Dubai in quella scuola con questa macchina che aspetta il suo, non so, l'autista aspetta il figlio con tutte queste nanni, perché Dubai è una realtà particolare, ci sono tutte queste domestiche che vivono al posto delle mamme, eccetera. Sa di fatto che i nasini di questi bambini e delle mamme che aspettano vengono affumicati da questa macchina del figlio del principe. Giusto?
che semplicemente per 2 metri. Allora lei cortesemente dice: spostate la macchina, dai, andate là, che così noi possiamo. Insomma, viene fuori un casino. Ma lei è l'unica che riesce a ribellarsi perché è così ribelle. Viene fuori un casino. E suo marito perfino viene chiamato dalla famiglia reale, poi quando scoprono che è il marito tutto si mette a posto e la cosa è ridicola perché lei è una persona comunque potente, sposata a una persona potente e quindi potrebbe essere anche una che ha voce in capitolo, no? Ma lei vuole fare la voce dei deboli e però è come si può dire, siamo in un sistema monarchico, autocratico. Ma come siamo diventati anche qua in Occidente del resto? Io adesso veramente, guardando un attimo quello che ho scritto nel libro, guardando la mancanza di libertà di espressione di quei paesi che sono un po' tutti uguali e guardando anche la nostra occidentale mancanza di espressione che abbiamo ultimamente, dico forse non c'è più differenza tra i due mondi. Cioè veramente, quindi devo scrivere un altro libro. Ma è autobiografico? Super autobiografico, sicuramente. Quindi tu hai protestato per la macchina del figlio del re? Sì, ma poi la cosa si è messa a posto, perché poi questi autisti forse anche non sanno nemmeno comportarsi a volte, eccetera. Però lei aveva fatto un casino col telefonino dappertutto. Però alla fine la cosa si è messa a posto, quando anche il preside poi si è scusato, quando ha saputo chi era, eccetera, eccetera. Ma non bisogna arrivare a questo, no? Non è che uno deve essere qualcuno. Ma scusa, ma è tutto autobiografico? È tutto autobiografico. Ah sì? Perché dici, l'hai letto? No, io credevo fosse un romanzo di una protagonista immaginaria in un mondo immaginario, ma no. tutto quello che scrivi ti è successo? Tutto quello che scrivo. Quindi c'hai un maestro? Ho un maestro, però non so dove sia, perché il maestro è stato incontrato nell'età dei 20 anni e chissà dov'è. Però tu hai un maestro? Io ho avuto un maestro. Dimmi di questo maestro, facciamo anche un'intervista reciproca a questo punto. No. Beh, il maestro che ho avuto io è quello che mi ha insegnato a diventare vegetariano, mi ha insegnato ad avere fiducia in me stesso, mi ha fatto capire il compito che io dovevo cercare, non mi ha detto qual era il mio compito, ma mi ha fatto capire qual era il mio ruolo, il mio compito. Sì. I maestri fanno questo in genere. Qua il maestro è stata una persona che ha indirizzato questi ragazzi all'autosservazione, all'ascesi anche, perché questi ragazzi vivevano nell'insegnamento che solo la povertà estrema ti può dare. Cioè questi ragazzi, quando sotto il maestro, vivevano quasi come sai quei ladruncoli che scappavano nel metro, ma erano tutte prove, no? E prove proprio di austerità, quindi proprio non avere i soldi per mangiare, cioè non avere i soldi, di dove quasi andare a dormire, cioè vivere proprio nell'affidarsi alla provvidenza più totale. Per raggiungere quello stato di non paura, non avere quasi un tetto sopra la testa e anche l'austerità proprio che ti può dare la povertà. Quando uno per esempio nasce povero, no? E uno si dice ma che sfortuna, e a volte dici magari una fortuna, perché è un insegnamento incredibile vivere nella povertà se non ti fai prendere dalla turbinio. Sai, a volte la povertà ti trascina in basso, no? Ti fa venire tanta paura, l'angoscia, e quindi uno rotola, ma se rimani saldo nella bellezza, allora è la tua salvezza, diventi come un monaco asceta che vive nel deserto. Quindi a volte gli insegnamenti, a volte la vita ci fa da maestra proprio, quando ti muore una persona, la vita ti fa da maestra, quindi a volte i maestri sono proprio la vita stessa. Mentre questo maestro li educa proprio attraverso le privazioni, i digiuni, tutte queste cose, proprio a un insegnamento di... È l'antico ascetismo che facevano solo i monaci nei monasteri. Tu hai vissuto nella ricchezza, vivi anche nella ricchezza, se prendi degli aerei privati vuol dire che vivi nella ricchezza, ma hai vissuto anche la povertà? Io ho vissuto l'estrema povertà. Ho vissuto l'estrema povertà e dal punto di non sapere cosa mangiare il giorno dopo, quindi sì, ho vissuto l'estrema povertà, però l'ho sempre vissuta, io vivo la stessa maniera adesso che sono ricca di come vivevo quando ero povera, cioè non ho cambiato niente.
prendo, sì, prendo il taxi quando voglio, prendo l'aereo quando voglio, ma alla fine io scrivo da mattina a sera, cresco i miei bambini, così, ma non cambia niente, non è che sono una persona mondana, queste... cosa è cambiato? Cioè, sono sempre io, faccio le stesse cose, la mia è una missione di scrivere, di andare in giro, di parlare di queste cose, non è cambiato niente. Sì, è cambiato che... cos'è cambiato? No, non è cambiato proprio niente. No. Qual è la tua missione? Qual è il tuo compito? Giusto, il mio compito è quello di scrivere romanzi come questo, andare a proprio a parlare della liberazione dalle cose materiali, attraverso l'autosservazione, arrivare alla conoscenza della realtà, arrivare proprio a... Sai, la gente ha tanto bisogno di liberarsi proprio, perché la gente è schiava, ma prima di essere schiavi di un governo, noi siamo schiavi di noi stessi, perché se la gente non fosse schiava di se stessa, dei propri vizi, delle abitudini di fumare, delle abitudini di essere, non avrebbe neanche certi politici al governo, no? Quindi per scegliere il politico giusto bisogna essere liberi dentro, sì o no? Liberi dalla schiavitù, quindi tutta la rivoluzione in realtà parte da dentro. Quando sei libero dentro scegli anche le persone giuste. Quindi secondo me la vera rivoluzione è quella interiore, dopodiché arriva anche tutto il resto. Quindi è questo il mio destino, fare una rivoluzione che parte da dentro e insegnare come fare, portare questa come la chiamiamo, questa luce, questa consapevolezza, la consapevolezza, le porte della consapevolezza. Ho scritto anche quest'altro libro, L'Angelo, che è proprio la storia di uno spirito che al Père Lachaise, che è il cimitero parigino, si sveglia da una tomba e guarda una ragazza che vive in una situazione sentimentale distrutta, che va sempre sulla tomba di Jim Morrison a parlargli. Si innamora di lei, la segue dappertutto e comincia a parlarle tutto il tempo, raccontandogli i segreti dell'esistenza, perché lei soffre, perché noi umani siamo qua, eccetera, eccetera. Quindi è una storia d'amore da parte di un angelo con questa ragazza. È un po', veramente un po' un libro magico anche quello. Qui parli del cervello del cuore nel libro Il Maestro, che cos'è? Allora, il cervello del cuore è quello che si dice appunto che noi non siamo con la mente mente. Allora, noi quando ragioniamo con la mente, con ragionamento, non ci possiamo arrivare, perché il ragionamento appartiene alla materia, al nostro corpo, è un riflesso condizionato, così come le nostre emozioni, come la rabbia, è un riflesso condizionato che noi abbiamo ereditato da secoli, no? Per sopravvivere, la fuga, l'istinto della fuga, eccetera, del combattimento. Quindi la mente mente, dice il maestro. L'unico modo per scoprire la realtà è la presenza, e la presenza ti apre il cuore. Quindi non è neanche quel sentimentalismo sdolcinato, non è il cuore, il cervello del cuore è proprio... l'intuizione pura, cioè arrivare proprio alla presenza, è quella la vera realtà che noi dovremmo perseguire ogni momento, che una volta magari si diceva pure la presenza di Dio, ma detto presenza di Dio uno non riesce ad afferrarla, dice cos'è la presenza di Dio? La presenza invece è l'essere, io sono qua, col mio corpo, ma con qualcosa che c'è dentro l'altro mio corpo, col mio cuore, ecco. Il cuore come contrapposto alla razionalità sterile del ragionamento. Allora, quando Melanie mi ha chiesto di venire a presentare il suo libro, io mi sono chiesto perché, nel senso che non le faccio solitamente queste cose, tranne in rarissimi, credo una volta ogni 2 o 3 anni. Adesso capisco perché sono venuto. Sì, perché ragioni nella stessa maniera. Cioè, sei veramente, hai le antenne anche tu direzionate là. Sei in un altro mondo, vedi delle realtà completamente diverse e quindi sei completamente affine a questo libro. Anzi, guarda, questo libro è scritto per te, devo proprio scriverlo, è scritto per Redroni. Lei si chiama Melanie Francesca e il libro si chiama Il Maestro.
Esatto, e diventerete dei maestri, è l'ultimo capitolo, quando appunto noi arriviamo a perdonare il nostro peggiore nemico, arriviamo a superare tutte le nostre ferite, siamo in grado anche di insegnare agli altri tante belle cose. Com'è che finisce il libro? Non posso dire come finisce il libro, altrimenti... Però vedi, si parla della singularity, anche Ben Goerzel, che è uno transumanista, parla di questa singularity, la singularity che ha le porte, cioè la trasformazione dell'essere umano in mezzo robot e la riduzione alla mente, perché anche se noi andiamo in Facebook, cosa pensi? Noi quando viviamo nei social proprio, diventiamo la testa. Che profumo ha la sabbia digitale? È pura testa, è tutto di testa. Quindi se noi dimentichiamo che la vera spiritualità sta nel corpo, dimentichiamo perché siamo al mondo. Perché sai che cosa mi spaventano anche? Tutti questi insegnamenti yogici, di yoga o di astrazione, che non tengono veramente conto che la vera spiritualità sta nel corpo. Forse non ho capito lo yoga, però... Forse sono ignorante in questo, però anche il maestro dice che la vera spiritualità non sta nell'astrazione nel deserto, ma sta nell'incontrare l'altro, perché quando tu incontri l'altro prendi la scorciatoia, l'altro ti fa arrabbiare, un profumo di incenso non ti fa arrabbiare, è troppo facile. Tu devi confrontarti con chi ti fa saltare i nervi, con la persona che ti taglia la strada mentre sei al semaforo e ti esce fuori gridando "che cosa hai fatto?" con quella gente là, con chi ti umilia perché ti prende in giro perché non so, uno come il signore vede l'UFO. Con quella gente devi combattere, ma non combattere, devi proprio arrivare a stare lì vicino a loro, ai tuoi nemici. Se stai lì a rimbecillirti con gli incensi, le candele, i cristalli, ma chi incontri? Chi ti fa saltare i nervi? Come fai a guarire? Quindi ben venga i nostri nemici. Questo penso dal cuore proprio. Grazie Red di avermi invitato. Alla fine mi ha invitato lui alla televisione. Fine. Spegni. Beh dai, abbiamo detto tante cose. Cioè la maniera animista del vedere le cose, perché per me esistono veramente demoni e non ho parlato delle ossessioni, non ho parlato di un sacco di cose. Hai parlato di tante cose, come mai? Parliamone ancora se vuoi. No, basta. La prossima volta.